Allora, sono qui da Decathlon e adesso vi faccio vedere come non preparare l'integrazione per una gara come il Tod Red. Allora, è un po' che guardo queste, sono delle pastiglie di carboidrati, sono dei tablet come se fossero dei gel, solo che in pastiglia. Non ho capito se si mangiano, qua c'è scritto masticabili, o se si mettono nelle borracce. Le prendo. Poi ho preso un altro po' di clip bar, perché ho preso la confezione da 12 la settimana scorsa, ma mi piacciono così tanto che me le sono mangiate quasi tutte come snack. Poi mi sono preso delle barrette, eccole qua, salate, no, dove sono? Non le trovo più. Erano qua, eccole qua, che le avevo trovate qualche tempo fa, queste barrette salate che sono falsamente salate, ma un po' lo danno come sensazione per spezzare il gusto del dolce. Poi che cosa ho preso? Oltre agli Enervit che già ho, che da un po' utilizzo questi, solo che ho scoperto che con il freddo mi si piantano lo stomaco, non riesco ad assimilarli bene, iniziano a darmi fastidio. Quindi ne ho presi anche di più piccoli, questi qua, e così mi sono messo nello zaino anche questi gel isotonici, che sono come gli altri, solo che costano un po' di meno perché probabilmente sono nuovi. Poi che cosa ho preso? Poi comunque c'è un'integrazione di base che ho già calcolato. Ho preso anche queste, così come sfizio, che su 35-40 ore di gara fanno bene, ecco, allo spirito. Basta, poi i sali minerali li trovo in tutte le schifezze che ho preso, un po' li troverò ai ristori, e nello zaino metterò dentro anche della frutta secca, metterò dentro un po' di roba salata, perché tanto non ho nessuna intenzione di partire super leggero, ma partirò tranquillo con quello che mi serve per godermi ore, decine di ore di gara su quel bellissimo percorso. Sembra che ci sarà brutto tempo, ma a noi non ci interessa. Ciao a tutti, benvenuti in questo video. E vi parlerò di come ho organizzato la mia integrazione. Avete visto che ero a comprare tutte le varie schifezze e ora vi faccio vedere come funziona il calcolo per l'integrazione e come l'ho organizzata, ecco, secondo quelle che sono le mie esigenze. Mi devo avvalere dell'uso degli appunti, perché le cose sono tante. Allora, la gara Tod Red, il Tor 130, è una gara da 130 km con 12.000 metri di dislivello. Quindi per calcolare la distanza equivalente si fa sempre la solita formula, che è chilometri più il dislivello in metri diviso 100. Ossia 130 più 120, la distanza equivalente è di 250 km. Andando a considerare che la mia potenza aerobica media sarà attorno al 60%, dalle tabelle risulta che l'impatto energetico sarà a carico di un 60% dei carboidrati e ad un 40% dei grassi. Comunque andiamo avanti con il calcolo teorico del dispendio energetico massimo. Allora, considerando che con tra il mio peso piuma di 85 kg e tutta l'attrezzatura, scarpe comprese, arriverò ad un peso in gara di circa 90 kg, chilo più, chilo meno. Considerando che il dispendio calorico della corsa utilizza un
un coefficiente 0,9 della camminata 0,5. Considerando che metà corsa tra salita e discesa e piano e come intensità media sarò al 50% tra intensità di corsa e intensità di camminata, ho considerato di utilizzare il coefficiente 0,7 come per il calcolo delle calorie. Quindi per calcolare le calorie totali teoriche, ricordiamo la parola teoriche, di questi 250 km equivalenti utilizzerò la formula chilometri equivalenti per il coefficiente di consumo calorico per il peso, per il mio peso, quindi 250 per 0,7 per 90 risulteranno circa 15.000 calorie totali, 15.750, di cui vado a considerare solamente l'aspetto glucidico, quindi quanto della mia risorsa energetica più efficiente di quanto ne avrò bisogno, perché anche quella che si consuma prima è quella che all'interno del nostro corpo abbiamo scorte minori. Quindi considerando che utilizzerò circa un 60% di carboidrati nella mia, tra virgolette, performance, vado ad applicare il 60% di questi 15.750 calorie totali e avrò che come risultato che il mio consumo di carboidrati, di glicogeno, sarà attorno a 9.450 calorie. Ma non è finita qui per fare il calcolo, perché considero di queste 9.450 circa 1.000 calorie di glicogeno di scorte tra fegato, glicogeno muscolare, glicogeno già nel ciclo, già in circolo, perché comunque partirò non a stomaco vuoto, ma cercando di mangiare in modo adeguato prima, in modo da aver comunque finito la digestione e avere tutte le scorte energetiche pronte e attive. Quindi risulterà che per il mio Todret 130 km, che poi da regolamento sono 142 km reali, 130 km, 12.000 metri di dislivello, avrò un consumo netto di circa 8.450 calorie, che non sono poche, consumo non sono poche, ma neanche tantissime. Ma quindi cosa dovrò fare? Calcolare la mia integrazione su 8.450 calorie? Sì, dovrò considerare questo valore, però non dovrò portarmi dietro gel e barrette per tutte queste calorie, perché comunque ci saranno ben 18 ristori lungo il percorso sui quali conto di fare un po' di affidamento. Anzi, stando su circa 150 calorie a ristoro, considero, anzi 166 calorie a ristoro tra fette biscottate, pane, marmellate e via dicendo, se trovo la pasta tanto meglio, e considero di recuperare 3.000 calorie di queste 8.450 dai ristori lungo il percorso. Quindi la mia integrazione totale che dovrò portarmi dietro nello zaino sarà di 5.400 calorie totali. Vi ricordo che io non sono un peso piuma, sono 90 kg in gara, quindi poi provo anche a corricchiare, quindi il mio consumo calorico è abbastanza elevato. Se pesassi 65 kg arriverei a 2.500 calorie scarse di integrazione. Quindi, vi dicevo, 5.400 calorie totali di integrazione devo preparare per la mia gara. Ma come le preparerò? Le suddividerò in due fasi, perché a Hoyas, a metà percorso, ci sarà la base vita, quindi dovrò considerare di suddividere le mie calorie, le mie calorie di integrazioni, quasi prevalentemente di carboidrati, in circa
2700-2800 calorie per le due fasi di gara, dalla partenza fino a Yas e da Yas fino a Courmayeur. Come è strutturata questa strategia in sostanza? Beh, intanto la struttura ve l'ho già spiegata, ma come integrerò? Che cosa mangerò? Come sapete, io non faccio molto affidamento sui ristori, per questo comunque rimango basso sulle calorie che posso prendere dai ristori lungo il percorso, che 166 calorie comunque non sono poche. Diciamo che ci sto facendo affidamento più del normale. Nell'ultima gara che mi è andata bene, diciamo, in Basilicata ai ristori non ho preso praticamente nulla, forse una manciata di taralli, tutto il resto l'avevo con me. E quindi che cosa utilizzerò? Utilizzerò i gel Enervitene, che sono questi, con cui ho avuto un po' di problemi alla Lut e penso sia stato dovuto al freddo. Quindi li terrò in tasca con gli scaldiniti chimici, quelli che si usano per le mani d'inverno, in modo che comunque mantengano un po' di temperatura. E di questi ne ho 4 senza caffeina e 6 con caffeina, quindi 10 in tutto. 10 in tutto sono circa 1120 calorie solo di questi. Poi mi porterò via le Clif Bar, perché ho comunque bisogno di spezzare il gel con qualcosa di solido e sfizioso. Non me ne porto, cioè, se fosse per me ne porterei via un secchio, ma pesano tantissimo, quindi me ne porterò via solamente 4. 4 di queste però sono altre 1116 calorie circa. Mi porterò via anche un'altra cosa sfiziosa. Sì, come avete notato, mi piacciono le cose sfiziose. Questo qua è una barretta al burro d'arachidi. Cioè, sembrerebbe burro d'arachidi, dice, vabbè, non sta integrando carboidrati. In realtà sì, perché ne ha un'altissima percentuale. Poi, di queste più piccole, però sono praticamente identiche alle Nervitene, solamente che hanno una confezione da 25 mg, millilitri invece che 60, come quel sacchettino. Me ne porterò via due da 160, 81 calorie l'uno, quindi 162 calorie, due oggettini di questi. Perché questo e questo? Perché questi qua hanno uno shot che so che è adeguato per quando mi inizia a dar fastidio questa integrazione. Questo invece lo posso bere completamente quando non ho fastidi, e invece lo posso bere a sorsi quando inizio ad avere un po' di fastidi a ingerirlo, perché ha il tappino che si richiude. Il problema di queste è che pesano molto come confezione, però sono comodi perché appunto si richiudono. Avevo già quelle, quindi non le ho riconvertite tutte in questi gel che sono più comodi e leggeri da portare. E poi l'Aptonia in caramello salato, che in realtà sono dolci, però gli hanno aggiunto il sale. Due di queste valgono 284 calorie. Quindi, ricapitolando, 10 di questi, qua, anzi, due di queste, quattro di queste, uno di questi, due di questi, più le Tabs che le uso come caramelle di emergenza, arrivo a circa 2800 calorie. 2800 calorie più le circa 1500 dei ristori, dovrei arrivare a Oyas
in piena forma, col massimo delle energie, senza cali. Poi, alla base vita, ho già preparato le varie porzioni, quindi sulla base di quelle che avrò consumato nella prima fase, andò a replicare, aggiungendo magari qualcosina nella seconda fase, in modo da avere comunque un peso ottimizzato, cercando di avere un'integrazione corretta che mi permetta di avere energia senza eccessivi cali lungo tutto il percorso, cercando di non avere neanche distrazioni, nel senso che a volte uno magari si sente bene, non ha fame e non mangia nei timing giusti. Solamente che quando arrivi a avere fame, le gambe sono già cotte e ci metti molto di più per ripartire l'energia. Quindi il timing è importante, sono circa 50 grammi di carboidrati l'ora dovrei stare, quindi cercherò, ecco, di distribuire bene questi alimenti. Inoltre, non ce li ho qua, sempre per mantenere elevato il livello di glucosio nel sangue, elevato, adeguato il livello di glucosio nel sangue in modo da non avere blocchi, prenderò circa 1 grammo di aminoacidi ramificati l'ora, in modo che gli aminoacidi siano già circolanti nel sangue, non abbia bisogno di fare miosi per andare a ricreare del glicogeno endogeno. Ma se lo prende, ma il fegato lo va a ricreare direttamente dagli aminoacidi che trovo in circolo che prendo per bocca. Utilizzerò caffeina moderatamente perché comunque ho già i gel che la integrano. Quindi la caffeina ha due problemi principali. Uno che è diuretica, quindi si rischia, insomma, di eliminare più liquidi di quelli che ho a disposizione nelle borracce, e secondo, con dosi un po' troppo elevate, crea un po' di irritazione allo stomaco, e quindi prenderò, oltre ai gel col caffeina, prenderò anche 400 mg di caffeina ogni 8 ore circa, non più ravvicinati. Questo perché la caffeina, oltre a tenermi sveglio, ha un effetto sul sistema nervoso che permette di sentire meno la fatica. Non è un doping, è un qualcosa di naturale consentito. Questo lo specifico perché non si sa mai. E poi che altro? E basta, questo insomma è il mio piano di integrazione. Come vedete, i calcoli per integrazione si fanno con foglio, penna, calcolatrice. Non è, se uno se la vuole studiare bene, insomma, deve fare un po' di conti, di calcoli, e cercando anche di ottimizzare non solo l'integrazione come quantità energetica, ma anche come peso. Diciamo che io con il peso non ci sono andato proprio leggero, perché ce l'ho scritto qua, ho circa 1,3 kg di sola integrazione, non è poco. Aggiungiamo 1,5 kg di riserva idrica obbligatoria, siamo già a 2,8 kg di solo cibo e acqua, aggiungendo anche il materiale obbligatorio di gara, tra abbigliamento e torce, batterie e teli termici, eccetera, eccetera. Il mio zainetto a questo giro a pieno carico è ben 4,7 kg. E infatti mi sono allenato un po' per finta con uno zaino sempre da 7 kg, tranne i 5 giorni fast packing su 2 volte, su 2 fine settimana, che avevo uno zaino da 12 kg. Ok, questo è quanto, spero l'abbiate trovato interessante anche come spunto per le vostre gare, le vostre integrazioni. Sul mio sito manuelcavalieri.coach trovate comunque tutti questi calcoli, c'è proprio un articolo specifico che parla come calcolare l'integrazione in gara.
Poi probabilmente nel report di questa lo riporterò solo se chiuderò la gara. Quindi segnatevelo, segnatevi i numeri che vi ho detto. Va bene, ciao a tutti, ci vediamo al prossimo video.